un film al quale poi alla fine un documentario qualcuno cercava di sfuggire, ma era molto profondo e molto, molto umile. Poi c'è stata anche umidità. Io devo dirvi che sia per la qualità degli ospiti che dei critici, dei giornalisti, eccetera, è una manifestazione di sicuro successo. E quindi vi stavo dicendo, le isole minori, ma come mi ha fatto presente anche il sindaco di Santa Marina, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, piuttosto che lasciare così, affidare a un incontro che può capitare ogni tanto con questo o con quell'altro assessore, piuttosto che col presidente della regione, la politica delle isole minori, attivare seriamente questo ufficio speciale che deve funzionare stabilmente come interlocutore unico delle isole minori. Speriamo che prima o poi si faccia un assessore. Che poi voi abbiate, no, perché vedi, se tu fai un assessore alle isole minori finirà che l'unico che ti dà retta è l'assessore alle isole minori. Ma siccome chiaramente le tematiche da affrontare riguardano tutti gli assessorati e tutto il governo della regione, poi chiaramente gli altri suoi colleghi magari lo lasciano in 13. Invece se è un burocrate ed è un ufficio che funziona, poi avete anche un interlocutore unico, possiamo avere, che è il presidente dell'ANCIM, cioè lo schiavo di Santa Marina. Allora cosa abbiamo detto? Che lui intanto deve farsi una ricognizione delle varie tematiche che sono state poste negli ultimi mesi. E presente lui e presente il responsabile dell'ufficio speciale, faremo una riunione di giunta in maniera tale che intanto diciamo agli assessori che devono fare riferimento a un unico snodo che è l'ufficio speciale, e poi l'ufficio speciale deve sapere, ma lo dovete sapere anche voi, che avete un portavoce che è appunto il presidente dell'ANCIM. Questo ovviamente affinché le cose possano andare avanti in maniera più agevole di quanto non sia capitato fino ad oggi. Devo dire che io condivido parecchie delle cose che hai detto, a cominciare da questa storia della tassa di sbarco, che è molto sentita e di cui si è parlato anche in altre isole, in altri arcipelaghi. Altro punto importante, i trasporti. Noi presenteremo, la società di cui fa parte la regione, un esposto alle procure penali di Napoli, Roma e Palermo, perché questa vicenda della definizione di questa gara ha dell'incredibile. Cioè, come quando si gioca a carte e si continua a giocare fin quando il concorrente non perde, e allora colui il quale crede di poter fare la parte del leone incassa la posta in palio. Sono state aperte e riaperte le procedure tante di quelle volte, per cui alla fine la compagine di cui fa parte la regione deve per forza soccombere. L'ultima offerta che abbiamo fatto, ovviamente sostenuta da garanzie, credo che sia di 14 milioni di euro superiore a quella della concorrenza, la quale concorrenza peraltro, quando anche dovesse vincere la gara, non potrà restare in campo perché si violano le regole della concorrenza. Il monopolio del 100% in questo servizio, come in altri servizi, non si può assolutamente avere. Va bene per i rifiuti, vedremo come fronteggiare questa tematica, anche se qui devo dirti fate differenziata, sì, di un buon livello eccetera. Se si trovassero sistemi di smaltimento, ad esempio dobbiamo valutare, ci sono degli impianti che si addicono, cioè di piccole dimensioni, che impiegano il sistema della pirolisi per la eliminazione della componente che si può eliminare del rifiuto. Pumex. Non lo so, qua bisogna fare un discorso molto semplice, non può essere affidato il discorso poi alla iniziativa dell'ultimo momento dell'emendamento al bilancio per cui si fa o non si fa, tenendo conto e tenendo presente anche che lavoratori di aziende private che chiudono, ce ne sono tanti in Sicilia. Noi abbiamo chiuso per l'UNESCO. Ce ne sono 20 di qua, 30 di là, 7, soprattutto ce ne sono moltissimi, tipo per esempio il piccolo commercio che chiude nell'area in cui si apre il grande centro commerciale del Fico Secco. E non è che ce li assumiamo oppure ce li finanziamo, gli finanziamo l'indennità con bilancio regionale. E l'UNESCO, sappiamo bene, l'UNESCO che dà grandi riconoscimenti ma non tira fuori mai un euro da nessuna parte. E allora voglio dirvi, però si faccia un discorso definitivo, si vede come inquadrare il problema, perché appoggiati al comune cosa vuol dire? Praticamente che hai avuto il comune. Scusa un momento. Vuol dire che cosa? Vuol dire che non so a quale incombenza vengono chiamati, quale lavoro svolgono. Una volta che percepiscono questa indennità, poi si pensa a un aggiornamento, a una riqualificazione, che è bene ovviamente che prestino anche loro
una contropartita, offrono una contropartita loro per questa indennità. Lavorano regolarmente, Presidente, solo che tutto dipende dalla buona volontà vostra, quando siete in assemblea, di far passare praticamente questo emendamento. Se un giorno in assemblea... Ti sto dicendo proprio questo, se un giorno in assemblea, il che non è improbabile, come dire, in occasione della prossima bilancio, cambia orientamento, allora certamente questa gente, come ripeto, altre decine di persone le cui aziende chiudono. E allora, se vogliamo che questo problema si risolva stabilmente, vediamo di parlarne in occasione di quella giunta, se voi ne facciamo oggetto di una di un confronto specifico, come dire, abbiano un inquadramento e al tempo stesso stabilmente si veda a che cosa vengono adibiti. I lavoratori ASU, ma non è entrata nella legge di stabilizzazione dei precari degli enti locali, i 22.500 famosi? Sì. Sì, entriamo per alcuni versi, ci entriamo, però praticamente poi abbiamo bisogno anche delle somme in bilancio per poter, perché c'è una quota che deve mettere anche il comune. Come tale. No, ripeto, ma se non avessimo questi vincoli che ci vengono praticamente imposti con l'utilizzo per investimenti. È il primo anno, tra l'altro, abbiamo vincolati come isole minori. Noi avremmo un'agibilità. Parliamone, perché come tu sai, ecco, in tutti i comuni, grazie a quella legge, si stanno stabilizzando centinaia e centinaia di persone che erano impiegate da 15, 18, 20 anni, cioè che avevano i requisiti che sono previsti nella legge di stabilizzazione dei dipendenti degli enti locali e che so bene che sono indispensabili, perché nel frattempo si sono creati vuoti di organico che non sono stati colmati per le note norme che vietano ovviamente le nuove assunzioni, quelle della finanza locale, eccetera. Un assurdo, Presidente. Dopodiché, i vigili urbani dovrebbero essere in organico 54, sono 13. In tutto l'arcipelago? In tutto l'arcipelago. 54. E invece ce ne sono solo 13 in servizio e non si possono pigliare. Sì, ti dico una cosa molto semplice, vedi, anche qua, qual è il paradosso di questa regione, non soltanto di un comune o di una serie di comuni. Giustamente ci si scandalizza perché paghiamo 8 volte più stipendi che non la Lombardia. Vabbè. Noi ogni volta diciamo che siamo una regione a statuto speciale, ma noi non ne paghiamo 8 volte di più, forse ne paghiamo 80 volte di più, perché di dipendenti ne abbiamo a migliaia, o nella formazione, ora alcuni stanno andando in cassa integrazione piuttosto che nella forestale, eccetera, eccetera. Il discorso qual è? Abbiamo questa gente che è stata assunta in una certa fase storica, anche noi abbiamo bloccato le assunzioni con una legge della fine del 2008. Riqualifichiamoli e cerchiamo di creare un bacino unico, perché se c'è un surplus di personale da una parte, adeguatamente aggiornato, eventualmente vado a fare un altro lavoro, vale più o meno per tutte le cose. I forestali sono tanti e il corpo forestale lamenta di avere soltanto un 600-700 dipendenti che stanno superando i limiti d'età, che peraltro sono stati promossi tutti sottufficiali o roba del genere, per cui non possono più svolgere particolari mansioni. Quindi il tutto va rivisto, anche questo, in un'ottica diversa, anche perché vedi, te lo dico subito, tu lo dici per il porto, io sono perfettamente d'accordo. Il discorso qual è? Il nostro paese vive una fase di grandissima difficoltà finanziaria. Io non so se dopo questa primo lotto, diciamo, di fondi FAS, questi destinati alle grandi infrastrutture, che comunque sappiamo bene che costringerebbero lo Stato a cominciare a versare parte di questo stock, quando? Fra 4 anni, 5 anni minimo. Cioè, nel senso che non so se lo Stato è in condizione di tirar fuori mezzo euro, per cui dobbiamo vedere di attrezzarci impiegando le risorse che abbiamo e non lasciandole comunque sottoutilizzate. Ti dico ancora che la sanità, il problema della sanità è grave dovunque. Io domani pomeriggio alle 5 sono ad Augusta, dove sta scoppiando un casino. Perché? Perché al tempo stesso, nello stesso bacino, il 17 di ottobre si inaugura, dopo 20 anni che è stato costruito, il famoso ospedale di Lentini, che è una specie di colosso piazzato alle porte di Lentini, che finalmente noi abbiamo completato, le sale operatorie, le cose eccetera. Era fatto per 400 posti letto, ovviamente i posti letto che possono stare in piedi sono circa 125, il resto dei vani o delle stanze si è pensato ad una soluzione diversa, si faranno anche posti letto per i parenti dei pazienti. Però vedi, complessivamente in un bacino territoriale i posti letto sono questi, questo e quest'altro. Complessivamente i conti sono quelli, 10 entra e 10 deve uscire. Tu mi dirai giustamente che questa è un'isola
che quindi ha particolari condizioni di disagio. Mi spiace che purtroppo la mia è una toccata e fuga, ti direi la prossima volta, ma se potessimo 3 minuti e mezzo, un momento ci passerei poi alla fine, se finiamo prima, dall'ospedale, perché gli impegni che ha assunto Russo indubbiamente vanno mantenuti, verificheremo di che si tratta e se Russo ha assunto degli impegni state tranquilli che li deve mantenere, perché non è tipo che assume impegni perché è preso dalla spinta popolare o roba del genere. Non so di che cosa si tratta, tu ora me lo farai vedere, perché ci sarà un verbale, ci sarà una qualche cosa, discuteremo e vediamo che cosa si può fare. Quando io ho risposto così improvvisando ai giornalisti che mi dicevano, o anche a qualche signore, che cosa ne sarà del punto nascita, io vi dico semplicemente una cosa, che tu entri fuori legge se non rispetti i parametri dell'OCSE che ti dicono ad esempio che per quanto riguarda le nascite non puoi andare al di sotto di un certo numero, perché purtroppo non assicuri la vita di madre e figlio, e questo anche se tu lo fai, intervengono commissariandoti eventualmente se tu non lo fai, scusami. Quindi voglio dire, vediamo che tipo di soluzione si può trovare a questo o a problema di questo tipo. Anche qua sono stato intervistato e vi dico qual è il mio punto di vista. Cioè, parliamoci con molta chiarezza, noi diamo degli approdi sicuri intanto ai nostri pescatori, perché da Salina, dove ormai i pescatori non sono certamente un centinaio, c'è il problema del concessionario del porto e compagnia bella che pretende canoni altissimi, eccetera, eccetera. A qui tu addirittura mi parli di 100 posti barca. Noi ci attrezziamo con un sistema di progetto di finanza, possibilmente, come si sta facendo. Io per esempio giorno 1 ottobre, perché sono fuori prima, passo da Capo d'Orlando, dove sottoscriviamo finalmente l'avvio della costruzione del porto. Ma guarda, la costruzione del porto dove si fa? Perché grazie a Dio è una cosa redditizia per chi investe, in parte redditizia per chi investe, si fa col sistema del progetto di finanza, eccetera. C'è questa storia. Io non sono né per fare violenza e manco per costruire piloni in mezzo al mare, che sia un porto compatibile con le possibilità di sviluppo di questo litorale, che, se permettete, si assicuri un approdo molto più solido al commerciale, perché da Salina a qui, grazie a Dio, il mare non ci risparmia gli attacchi, là sta cascando a pezzi, avete visto sicuramente. Qua non è che sia un porto, Lipari non è a Licudi, qua io credo che anche le navi da crociera potrebbero fare un passaggio, non so se siete nelle condizioni di ospitarle oggi. Ecco, e allora perché dovremmo dire di no? Non è che stiamo facendo qua un termovalorizzatore da 1 milione di tonnellate piuttosto che roba della. E allora te lo dico perché questo sia chiaro, il progetto è stato ridimensionato, grazie a Dio all'interno della regione, l'assessorato territorio e ambiente, c'è gente che in quanto a salvaguardia dell'ambiente non la supera nessuno, per cui lo passerà al microscopio elettronico 18 volte. Io stesso, che non sono per violentare nulla, ci darò un'occhiata. Se ci sono queste condizioni si deve fare stavolta, perché ho la sensazione che se ne parla da tanto tempo e poi si dice ma ne parlano sotto elezione. Una persona, diremo una parola definitiva, e spero che la possiamo dire questa parola definitiva da qui a qualche settimana. Per quanto riguarda il resto, voglio dirti, dall'ospedale vorrei passare, vorrei capire, ci sarà qua un responsabile di presidio, come stanno le cose, perché non è che mi metto a rompere le scatole ai pazienti che stanno tranquillamente a riposare nella corsia, io vedrò brevemente chi mi farà un quadro e poi, vista la delicatezza dell'argomento, quando ci sarà la giunta, lo stesso giorno, o venite tutti i sindaci delle isole minori, potete, tranne Lampedusa tenetela a parte, perché è una problematica che esula completamente dalle problematiche che si vivono dovunque altrove, e venite. Allora stiamo veramente a fare una sorta di, come si chiama, full immersion eccetera per le isole minori con i vari assessori, li convochiamo tutti, la sanità per la sanità, i rifiuti per i rifiuti, l'energia per l'energia. Dio mio, ma perché la sfalciatura qua, non so se voi avete gli stessi boschi o roba del genere, un piccolo impianto di biomassa che te lo fanno anche col gliel'ho detto al sindaco di Salina, sai che non si possono bruciare sul posto, sì, ovviamente abbiamo i resti, sta problematica. Benissimo, ci sono impianti di biomassa che ti danno quel mega di energia, ad esempio, bruciando questa roba qua e altri rifiuti particolari, per cui sinceramente credo che un mega non ti basti, non so quanti ne consumerete, 3 mega, 3.000 kW, 4.000 kW, eccetera, ma andando nel periodo invernale
sareste completamente autosufficienti. D'estate ovviamente c'è, cosa avete? Gruppi elettrogeni sicuramente, no? Che bruciano petrolio e compagnia bella, sì, e che inquinano seriamente. Per l'acqua c'è sempre il solito approvvigionamento, quest'anno siamo intervenuti perché il Ministero della Difesa aveva assunto quella determinazione. Non c'è qua una gara per cioè noi abbiamo qui praticamente per il mitico dissalatore, sì, dissalatore di Lipari, che stiamo diciamo lo si sta rafforzando con nuovi moduli, ma ancora non è funzionante, e quest'anno ha dato meno dei 4.000 metri cubi che sono previsti, praticamente mensili, giornalieri, chiedo scusa, e praticamente aspettiamo di farne un altro per Vulcano. E poi abbiamo la questione più ampia, dove c'è anche una certa polemica, perché è giusto che sia così, per quello che riguarda la depurazione, perché noi non possiamo più andare avanti con un impianto di pretrattamento che è per gli 8.000 abitanti, quando noi raggiungiamo quelle cifre ragguardevoli che dicevo prima. E arrivate a quanto? A 30.000? Noi arriviamo su Lipari a quasi 50.000 presenze, su Vulcano arriviamo a 12.000, su Stromboli a 5.000, a Panarea a 3.000, a Filicudi a 2.000, ad Olicato a 1.000 e a Ginostra a 400. Arriviamo quasi a 50.000, 55.000 distanziali, e più abbiamo praticamente un movimento giornaliero di altri 30.000, 35.000, 40.000 che arrivano con barche agli scafi e se ne vanno. E questo è quello che viene fuori. Questa realtà viene sempre dimensionata al numero degli abitanti. Non è così, abbiamo bisogno proprio, ecco, questi interventi particolari e speciali che ci sono. Sembra quasi che noi vietiamo, noi siamo oltremodo felici. Voi siete e orgogliosi. I titolari della baracca, come lo sono gli altri sindaci e come lo sono anch'io, cotitolari a tutti gli effetti. Quindi non si tratta di elemosinare un bel niente. È un diritto che giustamente si tenga in considerazione quale livello di disagio ovviamente gli isolani vivono, e soprattutto i sindaci che devono fronteggiare gli incrementi dei problemi, eccetera. I trasporti e la scuola, ad esempio i ragazzi che vengono dalle isole minori, se non ci sono i trasporti assicurati non possono andare a scuola, se non si va a scuola entriamo nel campo della dispersione. Io domani incontro il provveditorato perché stanno facendo pluriclassi in tutte quante le isole. Le mamme protestano, i ragazzi non profittano, appena possono abbandonano la scuola. Tu hai fatto una sintesi, questa sintesi vede alcuni punti ovviamente simili a quelli di Salina e delle altre isole. Sviluppateli insieme, raccordatevi anche con gli altri sindaci e prepariamo o un incontro anche con i sindaci, ma poi facciamo una giunta soltanto con un esponente vostro, no? Che instauri questo rapporto diretto attraverso il nostro ufficio speciale, che vi consenta di affrontare i piccoli e medi problemi. Certo, quelli di grandi dimensioni ovviamente vanno puntualizzati a livello di governo di Presidente della Regione. Grazie, grazie di tutto. Presidente, buon lavoro. Prego.